Friuli, in particolare Felitto Umberto, entrano in questa storia per motivi, diciamo, di conoscenza e di amicizia, un po' anche di cani, per la verità, come perché Carlo Chiti e mio zio Ludovico Chizzola fecero parte di quel gruppo di ingegneri della Ferrari, insieme a Bizzarini e ad altri. A un certo punto, per motivi di cui si è accennato, hanno cercato una strada loro, perché effettivamente il rapporto con Ferrari non era facile. E sono stati un po' in stand-by finché è nata questa iniziativa dell'Alfa Romeo, che voleva rientrare nel mondo delle corse, aveva immaginato di farlo con la SZ, con la DZ, e ha incaricato Chiti in particolare di gestire la fase della produzione di queste macchine, lo sviluppo, no? E Chiti era molto amico di mio zio, si parlarono all'epoca e stabilirono di costituire questa società, l'Autodelta, stata fondata a Udine nel 63, e la sede a Felitto Umberto. Mio zio, che era una persona schiva, molto riservata, aveva in mente, il suo sogno sarebbe stato quello di creare una piccola Maranello in terra friulana, a casa sua, no? E questo era proprio un po' un'intenzione latente, ma comunque realistica. E è partita questa iniziativa in maniera, se ne parlava prima con Spada, all'epoca non c'erano tante cose, si cominciava, si faceva, si mettevano vicino due meccanici, si provava. Mio zio all'epoca era concessionario delle Innocenti, mio padre, ingegnere, lavorava all'Alfa Romeo, era appena lavorato al Politecnico. Quindi sono partiti con questa iniziativa, che subito ha raccolto consensi, ha raccolto interesse, attenzione da parte sia dei meccanici sia dei tecnici, e diciamo è stato un avvenimento che comunque ha portato dei risultati veloci, molto 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 positivi. E quindi diciamo questa piccola storia che è nata a Udine, a Felitto Umberto. Io tra l'altro sono ancora, diciamo, i locali dell'Autodelta esistono ancora, sono proprietà mia in questo momento, c'è tutta la sede, ho ancora ovviamente tutta la documentazione, ho tutti i rapporti, tutti i contatti, tutti i contratti fatti con all'epoca con la Ferromeo, ho i riferimenti di ogni macchina, telaio, abbinamento motore, per cui diciamo tutta la parte originaria è rimasta lì, perché a un certo punto la Ferromeo ha deciso di trasferire tutto a Milano. Ha trasferito a Settimo Milanese, a Udine è rimasta due anni tra una cosa e l'altra, poi nel 65, fine 64-65 è andata, no? Ecco, è andata a Settimo Milanese. Mio zio assolutamente non ne ha voluto sentire parlare di trasferirsi, si è mantenuti rapporti con Chiti, però è rimasto a Udine, quindi Chiti ha proseguito diciamo l'attività a Milano. Una cosa è rimasta friulana, finché se ne sono accorti i grandi dirigenti della Ferrovia, perché le targhe delle macchine, no? Fino alla fine degli anni 60, tutte Udine, perché la sede legale è rimasta Friuli. Finché a un certo punto, più la massa accesa, ma non è che corre in tutto il mondo questa targa, ma Udine, perché Udine? Perché Udine 12, Udine 11. E addirittura c'era una gigantografia ad Arese dietro, con due GTA che saltavano con la targa Udine. Mio padre tornò dopo un anno, in quegli anni lì, a un certo punto la targa era stata cancellata proprio perché non si poteva assolutamente immaginare, no, che una macchina del genere, Alfa Romeo, che poi è diventata effettivamente una storia proseguita con Alfa Romeo, potesse girare il mondo con la targa Udine. Ecco, noi parliamo di storie di 50 anni fa, e sembra la storia della macchina, dell'automobile, ha un secolo di vita, un secolo e vent'anni. Ma parlare di storia di 50 anni fa sembra di parlare di preistorie, effettivamente come venivano pensate, realizzate, prodotte, i rapporti umani che esistevano. Il Carlo Chiti arrivava a Udine con una Giulia Rosa, 1600, un po' banco di prova anche quella, perché mio zio dimontava, faceva coi cani, arrivava di notte, la sera. Aver cominciato a capire il potenziale di quell'azienda e lo straordinario lavoro fatto da Chiti con le maestranze di quell'azienda, e poi tutti i pasticci che faceva Chiti a Settimo Milanese. Ma fu veramente una sorpresa non solo per noi giornalisti italiani, ma anche per gli stranieri, perché finalmente una
diciamo, piccolo costruttore, pur con un blasone, riusciva a dare la paga di brutto agli inglesi. Perfetto. Allora abbiamo